Primi, siamo reduci da una settimana nella quale l'Italicum è stato rivisto dalla Consulta. Anzitutto le chiedo se è soddisfatto di quanto deciso dai giudici e a questo punto in Italia questa sentenza quali scenari apre? Guardi, soddisfatto in parte perché comunque ha lasciato alcuni aspetti che non ci soddisfano, come per esempio il capolista bloccato. Tendenzialmente però soddisfatti perché ha bocciato completamente l'impianto voluto da Renzi, cioè l'impianto maggioritario, cioè quella logica per cui se un partito ha un voto più di altri, di fatto, o col ballottaggio, o come era prima col Porcellum, ha il potere di governare in maniera, diciamo, senza alcun contraltare. Quindi questo è stato bloccato. Adesso si aprono nuovi scenari, ma personalmente ritengo che dovremmo andare al voto subito. Oggi c'è questa maggioranza già eletta con una legge incostituzionale, perché dobbiamo dirlo, la legge con cui questo Parlamento è stato eletto è stata dichiarata incostituzionale. Dopodiché questo Parlamento ha messo mano a quella legge, in teoria per modificarla e renderla costituzionale, e ne ha fatto un'altra incostituzionale, cioè siamo alle comiche praticamente, quindi crediamo che debbano di fatto abdicare a questo ruolo. Il Movimento 5 Stelle ha davvero fretta di andare al voto? La governabilità monopartitica sarebbe possibile solo raggiungendo il 40%, una cifra astronomica che allo stato attuale nessuno pare poter raggiungere. Guardi, su questo mi permetta di obiettare, nel senso che le leggi elettorali hanno anche influenzano il comportamento di voto degli elettori. Cioè nel momento in cui una legge, ad esempio, permette ad un partito che ha un voto in più di un altro di e avere la maggioranza, i cittadini si confrontano uno contro l'altro, nel senso due partiti vengono confrontati e un partito deve superare l'altro. Nel momento in cui una legge elettorale invece prevede che un partito che arriva al 40% può avere la maggioranza, anche il comportamento del voto, di voto dei cittadini andrà verso una concentrazione, quindi si eviterà magari il voto verso i piccoli partiti che non hanno alcuna speranza neanche di avere un diritto di tribuna all'interno di questa Camera. Ecco perché credo che con una legge elettorale così è possibile anche che qualcuno raggiunga il 40%, e non è impossibile, qualcuno ci è riuscito in passato, ancora di più adesso, ripeto, con un meccanismo di questo tipo. E credo che noi potremmo farcela. E al netto di una conclusione di legislatura ormai nell'aria, il rischio di nuove larghe alleanze è forte. Si parla molto di un asse 5 Stelle Lega Fratelli d'Italia, capace di contrastare il nuovo patto simil Nazareno. È una soluzione possibile? No, sono tutte fantasie giornalistiche, non c'è niente di tutto questo. Noi abbiamo una nostra linea, abbiamo nostro programma, delle nostre idee, non facciamo patti con chi ha di fatto tenuto a galla in questi anni uno il centrodestra in più di un'occasione, anche l'altro il centrodestra in più di un'occasione, i governi, insomma ha contribuito allo sfascio in cui ci troviamo. Sono partiti per noi ormai che hanno finito il loro compito, ed è meglio che lascino completamente. Sono parte dello stesso sistema che loro dicono di voler combattere, sia Lega che la Meloni, insomma, per cui non abbiamo nulla da spartire con loro. Ma veramente è solo una fantasia. Qualcuno ha inventato questo scenario o ha ipotizzato questo scenario, ma non era uno scenario che noi avevamo neanche preso in considerazione. Ma al di là di tutto, il Movimento 5 Stelle potrà mai decidere di aprire ad accordi con altre forze? Nel 2013 molti vi hanno accusato di non aver stretto alleanza con Bersani, inaugurando questa legislatura di base fallimentare per il Paese. Non temete di essere visti sempre e solo come un movimento di opposizione incapace di governare? Guardi, forse dobbiamo superare il concetto di accordo, il paradigma dell'accordo. Come viene fatto l'accordo, come è stato fatto fino adesso? Sulla base di poltrone e incarichi di governo. Cioè si fa l'alleanza e sulla base dell'alleanza ci si spartisce le poltrone. Basta vedere adesso, per esempio, NCD sta al governo perché c'ha Alfano al governo e allora stanno in maggioranza. Nel momento in cui NCD esce Alfano, nel momento in cui Alfano dovesse uscire dal governo, NCD molla il governo. Cioè questa logica è superata. Noi vogliamo farla sulle idee e sul programma. Il giorno in cui andremo al governo e dovremo formare un governo, quello che metteremo sul banco non sarà un accordo
tout court, così indiscriminato, cioè così che si va avanti su quel, con un accordo e basta, preconfezionato, ma sarà sulle singole idee di programma. Quindi reddito di cittadinanza, chi sta sul reddito di cittadinanza? Metteremo il nostro programma sul tavolo e chi vuol stare con il nostro programma non può fare altro che votarlo. E voglio vedere qualcuno a dire no al reddito di cittadinanza, no all'aiuto alle piccole e medie imprese anziché alle multinazionali, eccetera, eccetera. Poi dovranno fare i conti con i cittadini che li hanno votati. E adesso parliamo del caso Virginia Raggi, del possibile patteggiamento e anche la mancata apparizione di Luigi Di Maio al programma di Santoro. Parliamo del nulla, nel senso che il caso Virginia Raggi e il possibile patteggiamento non c'è, nel senso che anche lì qualche giornalista ha tirato fuori questa cosa che è priva di fondamento. Non sappiamo neanche se sarà rinviata a giudizio, figuri se si parla di patteggiamento, cioè stiamo parlando veramente di predizione da parte di qualche giornalista. Ormai su Raggi funziona così. Tutto viene annunciato prima come se già fosse accaduto, il fatto che fosse indagata, il fatto che fosse inviata a giudizio, adesso già si parla di arresti, si parla di patteggiamento quando ancora non c'è neanche la richiesta di invio a giudizio, non è neanche conclusa l'indagine, quindi invece stiamo parlando di fantasie, veramente di predizioni, né più né meno. E perché Luigi De Maio ha disertato il palcoscenico? Ecco, anche lì, perché Luigi De Maio ha disertato? Cioè, non è che era obbligato ad andare. Stiamo parlando del fatto che un giornalista fa una trasmissione e sol perché uno non va diventa il caso che uno non va. Noi giornalmente non andiamo in tante trasmissioni, non è che andiamo in tutte, ora è il caso Santoro e forse ha voluto usare questa non partecipazione, ma ripeto, ordinaria amministrazione. Noi tutti i giorni non partecipiamo al 99% delle trasmissioni, visto che magari qualcuno partecipa a una trasmissione, eppure non è che il 99% delle trasmissioni fanno un caso perché noi non andiamo. Quindi direi che più il caso Luigi Di Maio è il caso Santoro, che si ritiene talmente, diciamo, è talmente egocentrico che ritiene che non si poteva fare a meno di partecipare e quindi se l'è presa per questo motivo. Ma perché questo vostro rapporto con i media italiani soprattutto? Ma non è il nostro rapporto con i media italiani, sono i media italiani che hanno un rapporto strano con noi, lo hanno avuto fin dall'inizio e continuano ad averlo. Basta vedere il caso Raggi o all'inizio l'attacco mediatico nei nostri confronti. Perché? Perché noi abbiamo smontato una leadership che avevano i giornali nel formare l'informazione, nel formarla nel senso proprio di crearla. L'informazione tramite la rete riesce a superare i limiti del filtro del giornalista. E questo è quello che ha forse dato fastidio al sistema media italiano. La persona in rete ha la possibilità di informarsi e smentire anche la disinformazione fatta tramite i media tradizionali. Quindi questo potere è venuto meno, chiaramente. Quando viene meno un potere, chi viene tolto questo potere reagisce. Quindi io la vedo al contrario, io vedo i media che hanno un rapporto con noi un po' strano e non il contrario. Senatore Crimi, viviamo settimane drammatiche dovute al sisma nel centro Italia, cui si è aggiunta una storica emergenza neve, placata solo negli ultimi giorni. Secondo lei la struttura dei soccorsi in Italia è all'altezza di simili calamità? Diversi amministratori locali hanno accusato la legge Delrio per averli costretti a non poter più gestire le spese di previsione, anzi a tagliarla dal budget, è così? Guardi, da un punto di vista dell'affrontare le emergenze, l'Italia è un paese che, diciamo, non deve imparare da nessuno, un paese che ha affrontato delle emergenze incredibili e le nostre strutture, in particolare gli uomini delle nostre strutture, sono forse tra i migliori al mondo nella capacità di affrontare le emergenze. Il problema non è l'emergenza da affrontare al momento, ma è quello che ci viene prima. Come giustamente lei diceva, i sindaci hanno lamentato il venir meno di risorse, il venir meno di procedure o capacità da parte loro di poter intervenire prima. Intervenire prima significa avere strutture, avere mezzi, avere capacità di poter intervenire direttamente in situazioni che poi possono trasformarsi in tragedia dopo. E questo non gli è concesso ai sindaci. Pensa appunto alla manutenzione delle strade, penso alla manutenzione dei fiumi,
comuni, penso ai casi di alluvione che ci sono stati, alle fogne e tutto il resto. Altre volte anche alcuni sindaci hanno un po' di non attenzione, ci sono anche questi casi, perché dobbiamo dirlo, a determinate situazioni, non è il caso appunto di questo, del centro Italia di questo periodo. Che è la politica forse in questo caso che non ha funzionato nelle sue scelte, più che le strutture in realtà di emergenza.